Cari concittadini, buongiorno. Intervengo per fare il punto della situazione per quanto concerne il fenomeno coronavirus, sia sul piano sanitario sia sul piano socio-economico. Alla data odierna abbiamo in Pacieco un numero 54 positivi, abbiamo avuto una buona dose di guariti, sicché siamo scesi da oltre 80 che erano a 54 alla data odierna. Questo ci fa ben sperare a che il fenomeno possa allentarsi e che la diffusione del virus possa attenuarsi e quindi scomparire del tutto. Vi posso pure assicurare che ci sono una mole di persone che si avviano alla guarigione in quanto non hanno sintomi e si trovano già pronti per essere dichiarati negativi. Questo è un buon segnale. Tuttavia è necessario mantenere alta l'attenzione ed utilizzare tutte le precauzioni necessarie a che non si possa diffondere questo maledetto virus. Voglio intervenire però altresì per quanto riguarda la situazione economica in cui versa il nostro territorio, l'intero paese, a causa di questa crisi pandemica. Noi abbiamo in arrivo due misure molto importanti. Siamo riusciti ieri sera con una delibera del Consiglio Comunale votata da tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, a sbloccare la somma di euro 67.000. Si tratta di un finanziamento regionale per il quale la Giunta si era già adoperata. Siamo riusciti a mettere in circolo questa somma di denaro che servirà ad alleviare il disagio della popolazione. Nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di inoltrare una domanda e quindi i cittadini che saranno meritevoli secondo i requisiti socio-economici saranno beneficiari, diciamo, di tale misura. L'altra cosa importante è che sono pervenute nelle casse del Comune le somme erogate dal Governo nazionale, ossia la somma di euro 96.000 che è pari alla somma che venne elargita nello scorso mese di marzo e che poi dal mese di aprile venne data ai cittadini sotto forma di sostegno economico e per i prodotti alimentari. Provvederemo nel più breve tempo possibile anche a far beneficiare i nostri concittadini di questa ulteriore misura. Questo è qualcosa che ci potrà consentire di prendere una boccata di ossigeno e di quindi affrontare al meglio questa situazione difficile. Ma il vero augurio e la speranza è che il morbo possa essere sconfitto e che si possa ritornare ad una vera normalità. Grazie.